Buongiorno e benvenuti all'ultimo appuntamento della serie di conferenze organizzate dall'Accademia delle Scienze di Torino dal titolo Lungo le frontiere della fisica. Il mio nome è Roberto Cirio, sono un ricercatore, un docente del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Adesso ritorno alla condivisione dello schermo per farvi vedere la mia presentazione che, come vedete dal titolo, parlerà di quanto la fisica possa essere utile per la salute. Il punto di partenza è sicuramente il nostro gruppo. Noi siamo dei fisici sperimentali e lavoriamo insieme, lavoriamo in gruppo e ci tengo a partire facendovi vedere le persone, i visi delle persone con le quali abbiamo svolto le ricerche che vi presenterò. In realtà vi presento molto di più di quello che facciamo noi. Ci tengo molto a sottolineare che ci sono due persone che sono membri dell'Accademia delle Scienze di Torino, la professoressa Ferrero e la professoressa Peroni. Se oggi questa presentazione la faccio io è sicuramente grazie a loro che sono state le mie maestre, che mi hanno insegnato delle cose, abbiamo fatto delle cose insieme, è il frutto di quello che abbiamo fatto in questi tanti anni, perché io in particolare lavoro dal 1991 sull'applicazione della fisica in medicina, l'abbiamo fatto insieme. E qui mi fa piacere citarlo e mi fa piacere ringraziarlo, fondamentale. Il secondo punto di partenza di oggi, poi senz'altro vado con la presentazione, è una domanda che mi pongono molto molto spesso gli studenti. Io insegno fisica alla scuola di medicina, a medicina e chirurgia, alle professioni sanitarie e via così, e gli studenti si chiedono: ma cosa ci fa un fisico? Perché io devo imparare la fisica? E l'altra domanda è: ma può servire a qualcosa la fisica, la medicina? Ci sono alcuni punti che voglio condividere con voi. Ah, metto il puntatore laser così lo vediamo meglio. La fisica deve sviluppare nuove soluzioni, inevitabilmente, perché la fisica fa innovazione. Per riuscire a fare gli esperimenti di fisica fondamentale è necessario inventare cose nuove. E quindi inevitabilmente l'innovazione da sempre viene applicata alle persone che soffrono, e questo capita però per qualunque genere di innovazione. Mentre invece è specifico della fisica il lavorare con i mezzi per la diagnostica, perché come vedremo insieme tra poco, fare un esame, una TAC, una risonanza magnetica, vuol dire fare in piccolo un esperimento di fisica. L'altra cosa che si è scoperto molti, molti anni fa, e anche di questo parlerò tra poco, è che le radiazioni sono assolutamente dannose, in particolare se uno è capace di indirizzarle sulle cellule che non devono essere nel corpo, perché sono talmente vitali che distruggono le altre, quindi i tumori. Allora le radiazioni possono essere molto utili per curare le persone. In realtà, una volta che uno ha scoperto che le radiazioni sono dannose, inevitabilmente deve anche capire come, quindi deve studiare gli effetti nocivi delle radiazioni. E le radiazioni per noi, al Dipartimento di Fisica dell'Università in via Giuria 1, certo, per noi è ovvio, ma ci tengo a sottolinearlo invece perché non è ovvio normalmente che quando si parla di radiazioni elettromagnetiche, si può parlare di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, che sono diversissime nel nostro immaginario collettivo, perché le radiazioni ionizzanti sono i raggi gamma, i raggi X, e le radiazioni non ionizzanti sono quelle dei nostri telefoni cellulari, degli smartphone. Sono sempre onde elettromagnetiche, ma hanno effetti che sono molto diversi. E sono studiate benissimo, perché nella clinica sono usate entrambe. Una volta che uno l'ha studiata, la cosa furba da fare naturalmente è quella di studiare anche come proteggersi dalle radiazioni. E quindi c'è tutta una branca della scienza che si chiama radioprotezione, e
che è fondamentale per usare le radiazioni in modo sicuro. L'ultima cosa che voglio citare è il monitoraggio ambientale, ovvero sia non le persone, gli scienziati, i professionisti che fanno sì che le radiazioni siano usate bene nella clinica, ma anche i professionisti, gli scienziati che fanno sì che noi possiamo camminare per la strada tranquillamente, senza pericolo di essere cotti da qualche tipo di radiazione, o colpito da qualche tipo di radiazione che ci può fare del male. La fisica è assolutamente, la ricerca in fisica è assolutamente comune, è qualcosa di cui si parla normalmente. Questo è preso da un topolino, Paperoga, il bosino di Higgs, e questo naturalmente si riferisce al bosone di Higgs. Nello stesso topolino si parla del professor Zichicchi di Higgs, e quindi certo, nell'immaginario di nuovo collettivo, la fisica serve a ricerca fondamentale. E mi fa venire molto molto i nervi che molto spesso la fisica viene collegata agli intelligentoni, Einstein per tutti. Certo che se si è intelligenti è più facile essere dei fisici, è più facile imparare delle cose. Se si è intelligenti è più facile fare qualunque cosa tendenzialmente, ma se non si è intelligenti le cose si possono fare molto 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 bene. E questo è importante, fondamentale per me, perché la fisica è molto di più che l'essere straintelligenti e fare le scoperte di bosone di Higgs e quant'altro. La fisica è anche utile, molto molto utile, ed è utile quotidianamente nella clinica. La prima parte della quale voglio condividere con voi è legata al Covid, perché è da un anno che siamo qui, che stiamo tribolando con il Covid. Questa è la ricerca, alcune delle ricerche che sono state fatte, in particolare dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Io sono un ricercatore dell'università, ma ho un incarico di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è un ente pubblico di ricerca. Tre cose ho voluto condividere con voi della ricerca che in questo anno l'INFN ha fatto. Una è quella legata a questa pagina web, dove vedete ci sono l'indice RT, purtroppo abbiamo imparato a conoscerlo tutti, grafici, tabelle, sommario, ma soprattutto la cosa che voglio condividere con voi è capacità di analizzare grandi moli di dati e di fare previsioni, di fare modelli teorici che vengono poi applicati in questo caso alla pandemia. La seconda cosa che l'INFN ha fatto, che ci tengo a citare, non sono le uniche cose che ha fatto, è stato di avere un ruolo, perché ha organizzato un laboratorio che fosse in grado di valutare la capacità di filtrante delle mascherine con le quali conviviamo tutti da un anno a questa parte. E una terza cosa che ci tengo a citare è l'aver sviluppato un ventilatore meccanico, che di nuovo è una cosa che fino ad un anno fa non era qualcosa di cui parlavamo spesso, adesso ne parliamo tutti i giorni, ed è qualcosa, sono tre aspetti che la ricerca fondamentale, per i quali la ricerca fondamentale ha potuto dare un contributo in quest'anno. Una seconda parte legata al contributo che la fisica può dare in medicina al monitoraggio è quello che vediamo in questa slide. Questa è una slide che mi è stata data da un collega, amico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, e qui vediamo le misure di iodio 131 nel particolato atmosferico. Lo iodio 131 è un isotopo radioattivo dello iodio, che viene prodotto nel caso in cui ci sia una fissione nucleare. Qui si riferiscono all'incidente di Fukushima, che è stato giusto 10 anni fa, e si vede qua sull'asse delle X, vedete le date, quindi 11 luglio 2010, 30 agosto 2010, 19 ottobre 2010, e in occasione dell'incidente di Fukushima, quello che sull'asse delle Y sono i becquerel per metro cubo. Non ci interessa sapere cosa siano i becquerel, ci interessa sapere che è la misura di
un isotopo che nel particolato atmosferico non dovrebbe esserci e che invece si vede chiaramente in occasione dell'incidente di Fukushima. Qui la fisica può dare un contributo alla salute pubblica, certo, perché ci permette di valutare se ci siano o meno degli isotopi radioattivi, in questo caso specifico nel particolato atmosferico, nell'aria. Un altro modo in cui la fisica aiuta, sempre dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, un altro modo in cui la fisica aiuta la salute è il verificare le onde elettromagnetiche, quindi radiazione elettromagnetica. In questo caso quello che si vede, i colori che si vedono qui sono sullo sfondo che è una città, e i colori che si vedono qui sono riferiti all'inquinamento, comunque alla radiazione elettromagnetica, quindi quelle dei telefonini, per intenderci. E naturalmente è fondamentale che ci sia qualcuno che controlla che i gestori telefonici o le linee di alta tensione non siano dannosi per noi, per la nostra salute. Adesso invece passo ai contributi della fisica alla medicina, quindi alle cose legate alla clinica. Comincio con due slide su una delle parole chiave che sentiamo ripetere, giustamente, secondo me, in questi anni, che è l'intelligenza artificiale. Il punto di partenza è la medicina personalizzata, cioè il punto di partenza è il presente e il futuro sempre di più, è legato al fatto di avere due pazienti, un paziente A e un paziente B, e di avere un comportamento locale o personale del paziente A e il paziente B a parità di malattia completamente diverso, causato dal differente modo di esprimere una patologia di due pazienti. Il fatto che i pazienti abbiano un modo diverso di esprimere una malattia può voler dire, in alcuni casi, utilizzare una medicina o un'altra medicina, ovviamente sempre allo scopo di curare la patologia. La fisica può aiutare questo, o meglio, il contributo che la fisica può dare all'intelligenza artificiale sicuramente è rilevante. Questo è un articolo abbastanza recente in cui si vede che un deep neural network, quindi un sistema di intelligenza artificiale, può aiutare, anzi addirittura il risultato è a livello di un cardiologo. Su questo si può discutere, non è assolutamente questo il momento di discutere se l'intelligenza artificiale debba sostituirsi, o meglio, a mio parere invece, deve coadiuvare il medico a prendere una decisione. Un deep neural network è in grado di essere ragionevolmente bravo con quanto un cardiologo, una cardiologa. Questo sicuramente è uno degli aspetti in cui la fisica può dare un contributo. Contributi della fisica alla medicina sugli aspetti della diagnostica per immagini, quindi TAC, risonanza, PET ed ecografia, questi li vediamo subito, perché sono veramente la vita quotidiana di un fisico medico in ospedale. La tomografia assiale computerizzata, la TAC, è un esempio di esperimento di fisica, perché noi sappiamo abbastanza tutti come funziona un TAC: il paziente, il soggetto, la persona si sdraia e quello che capita è che c'è una sorgente di radiazione che ruota intorno al paziente, c'è un rivelatore di radiazioni che rivela le radiazioni. Il risultato è quello che si vede qua, cioè una serie di immagini in due dimensioni, che quindi, essendo una serie di immagini in due dimensioni, diventa una ricostruzione in tre dimensioni, che dà la possibilità al medico di navigare all'interno del paziente. Come la fisica può aiutare la medicina in questo caso? La fisica può aiutare perché è capace di gestire le sorgenti di radiazioni, i rivelatori di radiazioni, la ricostruzione di immagini, che naturalmente non è soltanto tipico di un fisico, ma di un matematico, ci sono moltissime, di un informatico, naturalmente ci sono moltissime professionalità sulla ricostruzione dell'immagine nel 2021, ma questo di sicuro aiuta un medico.
l'esempio che mi piace, perché per me è chiaro, mi permette di capire immediatamente di cosa sto parlando, è questo. Se io ho una persona che ha in mano un'ananas e una banana, se l'informazione che considero è una proiezione, quindi illumino con questa lampadina la persona e vedo la proiezione su una parete, mi dico, ok, quella persona ha in mano una banana, ma se invece utilizzo questa lampadina, mi dico, ah no, aspetta un momento, quella persona ha in mano un ananas, mentre invece la persona ha in mano entrambi i frutti e ho bisogno di informazione. Se l'informazione che ho arriva soltanto da una delle due proiezioni, arrivo ad una conclusione sbagliata. Questo aiuta i medici? Sì, sicuramente, aiuta moltissimi medici. Questo è l'esempio di un TAC. L'informazione che ha il medico, in questo caso la collega che mi ha fornito, la dottoressa Cappello delle Molinette, che mi ha fornito questa immagine, è qualcosa di chiaro a me, che sono un fisico e che voglio rimanere un fisico. Il medico può ricostruire, può navigare, lo ripeto, il verbo che ho utilizzato prima, all'interno del paziente, in questo caso ricostruendo le ossa e ricostruendo i vasi sanguigni, le vene, le arterie. E il medico, questo lo capisco persino io, che dice ne sono veramente troppe di vene, ed è chiaro che c'è una patologia a livello di iperattività legata alla circolazione. Questa è una, io cercherò di dare, cioè non cercherò, io darò in tutta questa presentazione le frontiere della ricerca applicata alla clinica, quindi vicina alla clinica, e una frontiera della ricerca, devo togliere il puntatore perché devo fare questa cosa, è quello che vediamo in questo filmato. Ovvero sia, qui vediamo un attacco di un cuore, e l'informazione che io ho guardando questa TAC è che stiamo vedendo un cuore intero, lo stiamo vedendo con una risoluzione, questi sono vasi sanguigni, sappiamo, dell'ordine del millimetro, quindi è chiaro che la risoluzione spaziale qui è dell'ordine del millimetro, che è assolutamente buona, rilevante e utile a livello clinico, ma l'altra informazione che ho e che vedo chiaramente è che il cuore sta battendo, e quindi vuol dire che quell'attacco è un attacco che sono stato in grado di fare su un cuore intero, quindi su parecchie centinaia di centimetri cubi o su decina di centimetri, una quindicina di centimetri per 15 per 15, entro, il cuore batte più o meno una volta al secondo, io lo vedo battere, quindi vuol dire che più o meno ho fatto ordine di grandezza una decina di tac, immagini complete in tre dimensioni al secondo. E questa è una delle frontiere, è quello di avere una buona risoluzione spaziale ed essere veloci, molto veloci. Questa è una. L'altra frontiera è legata a questa. Questa è una colonoscopia virtuale. Quindi una colonoscopia non fatta con un endoscopio in modo abbastanza invasivo, ma fatta con un TAC. E quindi quello che il medico può fare di nuovo, navigare virtualmente all'interno dell'intestino del paziente a fronte di un TAC. Qual è la frontiera? La frontiera qui è non dare troppe radiazioni al paziente, perché nel caso di screening, al giorno d'oggi uno screening conosciuto è quello della mammografia. Nel caso di screening voglio dare poche radiazioni ai pazienti, perché normalmente nella stragrande maggioranza dei casi i pazienti non sono pazienti, sono dei soggetti sani che fanno un esame e non devo dare delle radiazioni in modo eccessivo. La frontiera in questo caso è do poche radiazioni, dando però al medico la possibilità di fare una diagnosi come si deve. Bene, questa è una parte. Un'altra parte è la risonanza magnetica, quindi sempre radiodiagnostica, sempre diagnostica per immagini, no, radiodiagnostica, ma con risonanza magnetica. La risonanza magnetica lo sappiamo, di nuovo, come per l'attacco, lo sappiamo abbastanza tutti come funziona, o meglio, sappiamo abbastanza tutti che cosa vediamo, perché sappiamo abbastanza tutti che vediamo delle fette, quindi il medico ha la possibilità di navigare, di affettarci virtualmente, e sappiamo abbastanza tutti che le immagini sono piuttosto spettacolari, perché questo è un cervello, un encefalo tagliato,
e affettato e la risoluzione spaziale è interessante, però sappiamo anche che è abbastanza lungo un esame di risonanza magnetica. Quindi comincio subito con una delle frontiere della risonanza, è questa. E avere una, questo è un esame fatto in 90 secondi, 1 minuto e 27, con una precisione di mezzo millimetro, di 500 micron. Quindi quello che i colleghi mi hanno dato, il dottor Daga e la professoressa Guyot, colleghi dell'Università di Torino, è una delle frontiere, una delle ricerche sulle quali si sta lavorando ed è essere molto veloci a fare una risonanza con una grande, grandissima risoluzione spaziale, perché risoluzione spaziale vuol dire riuscire a vedere patologie piccole, oppure, questo è un altro contributo che mi ha dato il professor Bifone, collega dell'Università di Torino, è di nuovo un cervello, questa è la metodica, la tecnica, si chiama trattografia, quindi riuscire a seguire, in questo caso, la sostanza bianca all'interno del cervello, per avere di nuovo in questo caso un'idea delle connessioni che ci sono all'interno del cervello. Risoluzione spaziale, enorme quantità di dati, e grande informazione che si dà al medico, e a questo punto ecco come il medico utilizza queste informazioni. Di nuovo i colleghi Pizzagalli e Guyot dell'Università di Torino mi hanno dato questo contributo sul quale lavorano, che è in patologie psichiatriche viste, osservate con lo strumento della risonanza magnetica. Funzionale, perché si vede come il cervello funziona. Queste sono le zone che vengono evidenziate nel caso di una depressione maggiore, questo nel caso di una schizofrenia, questo nel caso di un disordine bipolare, non mi viene la parola in italiano, ma non importa, e queste sono altro, autismo e via così. Vediamo che sono tutti diversi, sono colorati, sono tutte patologie molto complicate, molto invasive, molto invalidanti, e la risonanza magnetica, quindi la fisica, può dare un contributo al medico, perché dà la possibilità di vedere con una risonanza quale sia la patologia della persona, del soggetto che ha fatto l'esame. Estremamente importante, estremamente utile. Un altro modo, e questo è la ricerca fatta presentata in questa pubblicazione che mi è stata data dalla professoressa Rocca dell'Università di Torino, è il risultato di una terapia, di una psicoterapia, quindi una terapia cognitivo-comportamentale in pazienti affetti da aracnofobia, non paura dei ragni, aracnofobia, quindi una fobia grossa, di nuovo invalidante. Prima del trattamento questo è il risultato, questo è quello che viene visto alla risonanza, e dopo il trattamento questo è quello che viene visto alla risonanza. Quindi una zona di iperattività diventa una zona normale. Di nuovo, sono informazioni che vengono date al medico. Un'altra metodica diagnostica è la tomografia a emissione di positroni, la PET. La PET è un esperimento di fisica nucleare, perché parte da un isotopo radioattivo che decade beta più, come si dice, quindi con un positrone. Il positrone si annichila con un elettrone, produce due raggi gamma, e quei due raggi gamma permettono, nel caso in cui ci sia un paziente, con un rivelatore opportuno, di ottenere le mappe PET. Il mio primo commento è: se vado su Google e cerco antimateria, perché i positroni sono antimateria, vedo questo. Una cosa molto bella, molto colorata, ma a me interessa invece che l'antimateria viene usata quotidianamente nella clinica. Questo è il risultato di una PET total body, quindi si vede il corpo intero di una persona. Si vedono delle zone di iperattività,
si vede la vescica, certo, è normale, si vede il cuore, si vede il cervello, è normale che in queste zone ci sia molto fluoro, desossi, glucosio, certo, perché il nuclide radioattivo beta più emettitore è attaccato a del glucosio, dello zucchero, è normale che questo vada a finire nella vescica, nel cuore, nel cervello, non è normale che vada a finire in altre zone che sono più nere del necessario. Quali sono le informazioni che ha il medico, o meglio, dove la fisica può aiutare la medicina? Ad esempio, valutare se una cura ha funzionato o meno. Questa è una PET, è la prima PET fatta da un paziente, una paziente giovanissima in questo caso, tra l'altro, si vede un'ipercaptazione e il medico, questo mi è stato fornito dalla dottoressa Artusio delle Molinette, medico nucleare, e il medico può dire se all'oncologo, se nella seconda PET, fatta 3 mesi dopo, la malattia si è ancora espressa o meno. Si vede chiaramente che le ipercaptazioni di prima non ci sono più. E quindi l'oncologo, l'oncologa può essere fiera, il paziente può essere contento perché la terapia ha funzionato. Giugno, 5 mesi dopo, si vede che la cosa ha funzionato. Questo è un modo per utilizzare l'informazione della PET. Questo è un altro modo, ed è il dottor Biggi di Cuneo, mi ha fornito questa slide in cui si vede una prostata e un esame PET fatto con l'FDG. E si vede che non ci sono dei colori vivaci e quindi questo paziente non è un paziente, è un soggetto. Ma invece la frontiera, una delle frontiere, una delle ricerche sulla PET è, anziché utilizzare l'FDG, fluoro desossiglucosio, utilizzo la colina, anziché marcato con fluoro 18, carbonio 11, ma questa è una cosa per noi, per fisici. Invece al medico interessa quale sostanza utilizzare. Se utilizzo la colina, allora sì che si vede un'ipercaptazione. E quindi questo non è più un soggetto sano, è un paziente. E quindi una delle frontiere è, nei casi in cui si sa, i medici sanno che ci sono dei problemi perché dei tumori non vengono visti abbastanza bene dalla PET, allora usare sostanze diverse. Il fisico è necessario, così come il chimico, perché è necessario legare la colina con il carbonio, in più col carbonio 11. E il carbonio 11 deve essere una cosa utilizzabile nella clinica, non una cosa utilizzabile solo nei centri di ricerca. E quindi una collaborazione, come sempre, collaborazione è l'unico modo per riuscire ad andare avanti bene. Un'altra frontiera, questa slide mi è stata fornita dalla professoressa De Andreis dell'Università di Torino, è unire la PET con la risonanza magnetica. Quindi unire l'informazione funzionale che arriva dalla PET, ipercaptazione, 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 con la stessa persona, ha fatto contestualmente una risonanza e quindi la risonanza dà una risoluzione spaziale bellissima, ma non dà nessuna informazione sul tumore. Metto insieme le due cose e qui ho, nella riga più in basso, ho ottima risoluzione spaziale e ho la misura immediata del fatto che c'è un problema, che c'è una ipercaptazione, c'è un tumore. Questa è un'altra frontiera, risonanza magnetica insieme alla PET. E l'ultima frontiera legata alla PET è una PET a 4 dimensioni, 3 dimensioni sono x, y, z, lo spazio, la 4ª dimensione è il tempo. Qua si intravede, questo non è un essere umano, è un ratto, non un topolino, è un ratto, quindi è bello grosso. Si vede il cervello, si vede il cuore, si vede la vescica, è assolutamente vivo e si vede il cuore. In questo caso non è un tumore, non si guarda un funzionamento del cuore, si vede il cuore che batte con la PET. E questa è un'altra delle frontiere della PET. Parla molto velocemente, esattamente come l'TAC che abbiamo visto prima, sulla dimensione di un ratto, che sono, non so, 30 centimetri, i ratti sono belli grossi, riesco a fare un'immagine vedo di nuovo il cuore battere, quindi ogni decimo di secondo. Molto veloce, con buona risoluzione. L'ultima metodica diagnostica della quale voglio parlare sono gli ultrasuoni. Sono diversissimi da quello che abbiamo visto finora, perché
non utilizzano radiazione, ma utilizzano i suoni, quindi ecografia, sono utilizzatissimi ad esempio per in gravidanza, e quello che vediamo in questo breve filmato è una cosa spettacolare secondo me, quindi vediamo un feto che sorride e senza l'utilizzo di radiazione in quattro dimensioni, molto bello, molto utile e molto bello per noi genitori o nonni, quando abbiamo la possibilità di vedere queste cose in diretta, capendo quello che si vede, capendolo facilmente. La seconda parte è l'argomento su cui lavoro io con i miei colleghi e il gruppo di ricerca del Dipartimento, ed è di fisica, ed è la terapia dei tumori con radiazione, la cosiddetta radioterapia. Parto da una cosa divertente: anni 50 a Borgo Valsugana, un'atomica della salute. Sì, perché la prima cosiddetta bomba al cobalto, che è quella che si vede in questa slide, la prima bomba al cobalto che è arrivata in Italia è stata negli anni 50, è stata vicino a Trento, a Borgo Valsugana. Divertente, molto interessante, molto utile naturalmente. Due cose che voglio condividere con voi, che considero fondamentali. L'importanza di una grande scienziata, una grande donna, che è stata Madame Curie, per la cura dei tumori con radiazione. È facile trovare in rete quello che vedete qua. Qua c'è anche il link, ma lo trovate facilmente cercandolo su Google. È importante sapere la storia della scienza, conoscere la storia della scienza, è importante conoscere il ruolo delle persone, degli scienziati. In questo caso una scienziata, due premi Nobel, l'unica nella storia della scienza. E un'altra cosa importante che voglio condividere con voi è il ruolo grande, grandissimo, che hanno avuto gli italiani, il gruppo di ricerca. Questi sono i ragazzi via Panisperna, il gruppo di ricerca di Enrico Fermi. E negli anni 30, vedete in questo articolo del 34, loro lavoravano su radioattività con iodio. Lo iodio naturalmente può essere utilizzato, tiroide, quindi naturalmente può essere utilizzato in una clinica. Loro avevano ben chiaro che quello che stavano facendo può essere utilizzato nella clinica. Importante anche questo, ruolo degli scienziati italiani. Il filmato che vediamo qua ci dà un'idea di come funziona un trattamento per radioterapia. Questa è soltanto una ricostruzione, un tumore al cervello. In giallo si vede il fascio di radiazione e si vede che nel trattamento normalmente il paziente deve essere fatto ruotare, o meglio la radiazione deve essere fatta ruotare intorno al paziente. Questo è standard, quindi in qualunque ospedale, a Torino ci sono molti ospedali che fanno radioterapia molto bene quotidianamente. Chiunque faccia radioterapia normalmente sa che c'è un acceleratore lineare, ma con la bomba al cobalto è la stessa cosa, che ruota intorno al paziente. Perché deve ruotare intorno al paziente? Si vede qua. Perché se prendo un grafico che ha sull'asse dell'X la profondità in acqua, che vuol dire profondità nel corpo umano, e sull'asse dell'Y la dose vuol dire energia, relativa vuol dire relativo ad un 100%, quindi in percentuale. Ci sono tante curve, ma noi vogliamo concentrarci su quella degli X-rays, dei raggi X, e si vede che, supponiamo di voler trattare un paziente che ha un tumore a una profondità in acqua, quindi nel corpo, di 25 centimetri. A 25 centimetri la curva rossa mi dice che la dose relativa, quindi la quantità percentuale di energia che è arrivata a 25 centimetri, è circa del 30%. Rispetto invece ad un 100% che è a circa 4 centimetri. Quindi la fisica, perché questo grafico è nient'altro che interazione della radiazione con la materia, la fisica ci dice: io do il 100%, qualunque sia l'energia che do, ed energia vuol dire uccidere le cellule, se do il 100% con dei raggi X, di 8 megavolt raggi X, questo 100%
viene depositato a 4 centimetri di profondità. A 25 ne arriva soltanto un terzo. E quindi, dato che questo non va bene, perché io voglio trattare un paziente che ha un tumore a 25 centimetri di profondità, non a 4 centimetri, allora quello che si fa è di far ruotare il fascio intorno al paziente, in modo tale da focalizzare il deposito di energia in profondità, dando tanta energia in profondità e poca energia a tutto il tessuto sano che sta intorno al tumore. Perché ruota intorno al paziente? Perché i fotoni hanno questo modo di depositare l'energia. Ne danno tanta in superficie, poca in profondità. Se io voglio farne arrivare tanta in profondità, l'unica cosa che posso fare è di girare intorno al bersaglio, in modo tale che tutti gli organi sani che stanno intorno siano meno danneggiati del fuoco che è il bersaglio, cioè è il tumore. Se invece di usare fotoni usassi un altro tipo di radiazioni, in realtà non so, per noi fisici quello che ho appena detto è una bestialità, ma un altro tipo, un altro strumento, ecco, questo va bene anche per un fisico, se usassi degli adroni, ad esempio dei protoni, allora avrei, nello stesso caso di prima, quindi voglio trattare un paziente con un tumore a 25 cm di profondità, avrei il 100% a 25 cm e il 30% a una profondità inferiore. Quindi avrei un trattamento molto, molto, molto più efficace. Quello che si vede in questa slide, che mi è stata fornita dal professor Durante dell'Università e del GSA, un centro di ricerca di Darmstadt in Germania, è qualcosa che a me piace tantissimo. Qui si vede il tempo che va avanti, qua si vede una cellula irraggiata con fotoni, riceve danno, perché la luce qui, i puntini luminosi, ci danno un'immagine del danno che la cellula ha subito, molto distribuito. Mentre invece se utilizzo degli ioni, ferro in questo caso, non ioni idrogeno, non protoni come prima, ioni ferro, il danno, si vede la luce molto più concentrata, si vedono due tracce in pratica, che sono due ioni che sono passati, essere molto concentrati nella deposizione dell'energia vuol dire essere precisi, certo, vuol dire danneggiare di meno dove non si deve danneggiare. Qual è il vantaggio dell'adroterapia? Sicuramente essere più precisa nel danno e quindi dare eventualmente meno problemi ai tessuti sani circostanti. In Italia ci sono tre centri che trattano i pazienti con adroni, protoni o ioni carbonio in questo momento. Una è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Catania, un progetto che si chiama CATANA, questa è quello che si vede qui, la sala di trattamento, si curano tumori dell'occhio, melanomi oculari. L'altro è il Centro di Protonterapia di Trento, questo è il lettino sul quale si appoggia il paziente, questo è il sistema che ruota intorno al paziente. Parlerò di questo anche nella frontiera della ricerca, di quanto gli adroni possano ruotare intorno ai pazienti a Trento. E io lavoro, ho iniziato, come dicevo all'inizio, dal 91 a lavorare sull'applicazione fisica in medicina, perché prima lavoravo su fisica delle particelle elementari, quindi fisica fondamentale. Ho iniziato a lavorare perché nel 91 è partito questo progetto che da 10 anni è viva, tratta pazienti con successo a Pavia, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Abbiamo iniziato a lavorarci nel 91, il primo paziente è stato trattato nel 2011, l'Italia è un paese complicato, lo sappiamo, però ci siamo riusciti, ci hanno messo parecchi anni, ma nel 2011 è stato trattato il primo paziente con protoni e nel 2012 con ioni carbonio, quindi 10 anni che si trattano pazienti. Andando sul sito del CNAUR si vede, questo è soltanto uno screenshot della loro pagina web, si vedono quali siano le patologie tumorali trattabili a CNAUR. Se uno guarda, le guardiamo tutte insieme perché sono poche, quindi si fa in fretta, ma se uno guarda sono tutte.
i tumori dell'encefala, quindi capocollo, base cranica e midollo spinale, tumori dell'addome, degli arti della colonna vertebrale o vicino alla colonna vertebrale, capocollo e prime vie respiratorie, pelvi, i tumori solidi, ma qui è sempre il caso, si tratta con radioterapia solo il tumore solido, tumori solidi pediatrici, tumori del torace e poi altre patologie particolari, qui vedete che non si parla ad esempio degli occhi, invece si possono trattare anche i tumori oculari. Sono stati trattati circa 3.200 pazienti in 10 anni, che sono pochi, perché questa è una terapia di nicchia, la presento perché è la ricerca sulla quale lavoro io. Deve essere chiaro a tutti noi, però è importante che questa è una terapia di nicchia, che nella stragrande maggioranza dei casi i pazienti sono trattati molto bene con fotoni, però ci sono alcuni casi in cui c'è poco da fare. Gli adroni sono nettamente meglio dei fotoni, sono tumori difficilmente o addirittura non curabili con fotoni, per motivi che assolutamente non presento io. Io sono un tecnico, sono un fisico, parlo del contributo della fisica alla medicina. L'argomento che ho iniziato adesso e sul quale non voglio continuare è invece un argomento del quale deve parlare un medico. Io, appunto, sono un fisico, sono un tecnico e quindi parlo dell'alta tecnologia. E se guardo a CNAU vedo che l'alta tecnologia ha delle sorgenti, ha dei magneti, ha un acceleratore lineare, ha un sincrotrone e quindi ha delle linee di trasferimento della radiazione e poi ha dei magneti e ha un lettino, una sala di trattamento, un lettino, altra sala di trattamento e un terzo lettino, terza sala di trattamento. A CNAU ci sono tre sale di trattamento e se guardo in questo schema vedo che il lettino qua è collegato ad un fascio orizzontale e un fascio verticale. Il lettino qui è collegato ad un fascio orizzontale e qui ad un fascio orizzontale. A CNAU il fascio non ruota intorno al paziente, perché a CNAU si usano protoni, come a Trento, ma anche ioni carbonio. Gli ioni carbonio hanno una grande massa ed è difficile farli curvare. In una delle ultime slide vi presenterò la ricerca fatta a questo proposito, cioè riesco a far curvare degli ioni carbonio, a farli girare intorno al paziente. L'alta tecnologia CNAU è, questa è la parte che abbiamo fatto noi e che vi presento adesso nelle prossime poche slide. Noi, quando io vado a CNAU, sono un uomo felice perché vedo una sala, questa è la sala dell'acceleratore, una sala che è identica come struttura a quella che vedevo quando lavoravo al CERN o ad Amburgo, e solo che qua invece non si fa solo fisica fondamentale, si fa molto di più dal mio punto di vista. Si trattano le persone che hanno un tumore, quindi una bella applicazione delle cose che ho imparato lavorando al CERN e ad Amburgo. E noi abbiamo fatto questo, il contributo che abbiamo dato noi è stata questa è una camera, o meglio, è camera di ionizzazione, o meglio ancora è uno strumento che permette, lo vedremo insieme nella prossima slide, che permette di capire se il trattamento è stato eseguito in modo corretto. Quello che vedete qui è un prototipo classico di via Giuria 1, messo su una scrivania, perché i rivelatori che facciamo noi, la strumentazione che facciamo noi è piccolina. Questo invece è questo prototipo diventato un po' più accettabile, il paziente si sdraia su questo lettino che è un po' scomodo, però dà una grande precisione, il fascio arriva da sinistra a destra e qua c'è il rivelatore che abbiamo costruito noi, il sistema che abbiamo costruito noi a Torino, il Dose Delivery System. E serve a questo, immaginiamo di avere un tumore, di affettarlo, qua si vede un tumore affettato partendo dalla parte superiore andando fino alla parte inferiore. Supponiamo di affettare un'arancia o una mela, sappiamo che la parte superiore sarà un piano che tocca il polo nord o il polo sud, sarà un punto, all'equatore sarà un cerchio. Un tumore naturalmente non ha una forma sferica, un tumore ha una forma un po' strana e quindi all'equatore ha una forma che in questo caso vediamo. Questa fetta ingrandita assomiglia un pochino all'Africa. Il lavoro che facciamo noi, il Dose Delivery System, il sistema che abbiamo
sviluppato e costruito e che tratta pazienti da 10 anni a CNAO, serve a mettere quel pallino verde all'interno di questi cerchietti, che qua sono ancora dei cerchietti vuoti. Il tumore viene dipinto, i protoni vengono inviati sul tumore con una traiettoria che segue il laser che stiamo vedendo in questo momento, il puntatore, ovvero sia il fascio di protoni dipinge il tumore. Naturalmente il fisico sa dove deve andare il fascio, perché il radioterapista, la radioterapista, il medico gli ha detto dove deve andare quel fascio. Il fisico mette in condizione i fasci di protoni di andare nel posto giusto. Questi tondini sono le posizioni teoriche. Tutte le volte che in quella posizione è arrivato il numero giusto di protoni, noi, il nostro sistema, il nostro rivelatore, accende una lucina verde. Questo garantisce a tutti che il trattamento sia fatto in modo corretto. Quello che vedete, che vediamo qua, è una fotografia, non è una fotografia, è molto di più. Questa l'hanno fatto i colleghi del GSI di Darmstadt tanti anni fa, una quindicina di anni fa, quando hanno iniziato a trattare, a curare pazienti con ioni carbonio. Loro hanno preso la fotografia famosa di Einstein che fa la linguaccia, l'hanno scansionata, scannerizzata, e quindi hanno avuto un codice di bianchi, di grigi e di neri. E lo sappiamo che se io prendo una pellicola fotografica di quelle che si usavano una volta per fare i raggi X, le radiografie, so che se la colpisco con tanta luce diventa nera, so che se colpisco con poca luce diventa bianca, e le vie di mezzo sono il grigio, e qui hanno fatto la stessa cosa. Nero vuol dire hanno dato tanti ioni carbonio nel loro caso, bianca hanno dati poche e grigio sono le vie di mezzo. Sono riusciti a ricostruire la fotografia di Einstein con un fascio di ioni carbonio, quindi anche visivamente hanno avuto la garanzia di essere capaci di fare quello che dovevano fare, cioè mandare tanta radiazione in un certo punto, in questo caso qui sono i punti neri, poca radiazione in altri punti, se riescono a fare Einstein riescono anche a trattare i pazienti, i tumori dei pazienti. Noi a CNAO l'abbiamo fatto nel 2011, quindi era Italia 150, anziché Einstein abbiamo fatto Garibaldi, su un rivelatore diverso, non i film radiografici che si usavano una volta, quindi questa è una gaff cromica, si chiama, e quindi viene fuori un codice di colori che è più sul giallo, se andate via così. Però lì si vede, lì c'è Garibaldi, si vede bene. La frontiera. La frontiera è, non voglio, verificare in tempo reale un trattamento di adroterapia con la PET. Quindi posso fare una PET durante il trattamento e ottenere quello che abbiamo visto, ovvero sia, adesso lo rifaccio, parto al secondo, dopo 50 secondi, dati, simulazione. Questa è la simulazione che dice mi aspetto che ci sia della radiazione in questa zona, questi sono i dati, questo è quello che è stato misurato durante il trattamento, in tempo reale, durante il trattamento. Questa è una delle frontiere, riuscire a verificare in tempo reale con la metodica della PET. Questo è uno degli argomenti su cui lavora una parte di noi, il gruppo di ricerca dell'Università e dell'INFN Torino. Un'altra frontiera è, usiamo una cosa diversa, usiamo degli adroni, ma usiamo adroni neutroni in questo caso, ma usiamoli per eccitare, per rendere radioattivo un nucleo di boro, perché se è radioattivo poi lui decade in alfa e quindi riesce a fare radioterapia non facendo arrivare la radiazione dall'esterno, come facciamo normalmente con i protoni e ioni carbonio, ma avendo questo, cioè avendo del boro che è stato inviato, fissato, messo nel tumore,
se io poi il boro di per sé non è radioattivo, ma se io, dopo che il boro è stato inserito all'interno del tumore con metodiche particolari, allora posso attivare il boro che diventa radioattivo e a quel punto lì ho una metodica molto di ricerca in questo momento, ma è una delle frontiere di boron neutron capture therapy, cioè terapia con boro e cattura di neutroni. Il boro viene messo nel tumore in qualche modo, i neutroni attivano, cioè vengono catturati dal boro e a quel punto faccio la radioterapia. E poi ancora riesco a far girare un fascio di ioni intorno al paziente. Si vede qua che non è molto facile. Questa è la strumentazione, una serie di magneti in pratica, si intravedono qui, che sono stati realizzati ad Heidelberg, in Germania. Questa è la dimensione di due persone, piuttosto grande, centinaia di tonnellate. Una frontiera è riuscire a fare la stessa cosa, molto più in piccolo, quindi con tecnologie diverse. Questa è una delle frontiere sulle quali stiamo lavorando, lavoreremo nei prossimi anni. Le ultime slide che presento, che sono veramente due slide, sono legate ad una cosa alla quale io vado molto, 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 molto fiero. Noi siamo università, ente pubblico di ricerca. In questi anni, quindi dal 91 a oggi, abbiamo fatto anche trasferimento tecnologico e quindi siamo passati dai frutti della ricerca nostra, siamo passati in un'azienda e dall'azienda siamo passati alla clinica. In due modi, in effetti, abbiamo fatto trasferimento tecnologico. Uno è stato quello di fondare uno spin-off, quindi un'azienda, che anche lei, combinazione, il 2011 è stato un anno piuttosto magico, è nata nel 2000, quindi 10 anni fa, e si chiama Detector, ma questo non importa, è un'azienda che ha sede a Torino, uno spin-off del nostro gruppo, e questa è un'azienda medicale che produce rivelatori, questo è uno dei rivelatori che producono per radioterapia. Quindi l'università, l'ente pubblico di ricerca, ha prodotto per la società, per il fuori da via Pietro Giuria 1, in questo caso un'azienda che produce di nuovo in questo caso nel medicale. L'altra cosa, l'altro modo che abbiamo fatto è stato quello di vendere una licenza ad un'azienda grossa che esisteva già, che si chiama IBA Dosimetry, la quale ha prodotto e tuttora produce e vende molto molto bene uno strumento basato sulla tecnologia che noi abbiamo venduto loro, a fronte del quale ci hanno dato dei soldi con i quali abbiamo potuto e possiamo pagare dottorandi, borsisti, e strumentazione e via così. Fare ricerca, fare quello che l'università e l'ente pubblico di ricerca come l'INFN devono fare. Bene, con questo ho finito. Se siete interessati ad approfondire quello di cui ho parlato, potete andare sul sito dell'Università di Torino, cercare il dipartimento, andare nella parte di ricerca e tra i gruppi di ricerca c'è Medical Physics che siamo noi. Qua c'è il link che è un po' difficile imparare a memoria. Ho scoperto che è quasi impossibile a oggi trovare questa cosa con Google e quindi dovete proprio andare a cercarlo. Altrimenti, è forse la cosa più semplice, mi mandate un'email, roberto.cirio@unito.it. Fatemi interrompere la condivisione così mi vedete in faccia per gli ultimi secondi. Mandate un'email a roberto.cirio@unito.it e io sarò ben contento di rispondervi direttamente oppure di mettervi in contatto con medici, fisici e persone che possano rispondere meglio di me alle eventuali domande che avrete. Grazie per l'attenzione e arrivederci, spero.